un fuoco qua e un altro fuoco qua, e lo rappresento, anche se non piace al vostro prof perché è uno stereotipo, ma lo rappresento con il sole. La legge di Keplero, prima legge di Keplero, dice che il sole occupa uno dei due fuochi di un'elisse, e questa elisse è la forma, il disegno della Terra che gira attorno al Sole, in realtà non solo della Terra, di tutti gli otto pianeti che girano attorno al Sole, che quindi non girano facendo una figura circolare, ma facendo una figura schiacciata che si chiama ellisse. Adesso vediamo come è costituita questa ellisse. Prego, collaboratori, vi posizionate, decidete un punto, decidete una larghezza. Bene, lui ha deciso quella larghezza. Voi vedete che questo spago qua, l'è bloccato, però dovete tenerlo bloccato, questo spago qua ha sempre la stessa distanza, cioè la stessa lunghezza, la somma di questo più questo. Ti insegno anche te. Così non lo perdi, non lo spazio. Si stacca, abbiamo prima sempre. Perfetto, benissimo. Ecco, vedete che la somma di questo e questo è sempre la stessa. Se io li metto uguali, un triangolo e un isoscelo, in questo caso questo è uguale a questo. Se rimpicciolisco questo, aumenta l'altro, e viceversa. Adesso guardate cosa succede se io prendo questo pennarello, tengo in tensione questo spago. Vedete che io posso ricontinuare a ripassare questa cosa e rimarrà sempre la stessa cosa, sempre lo stesso disegno qui sotto. Adesso potrei girare dall'altra parte e continuare di là, ma devo far girare anche loro. Cosa succede? Prova a cambiare la posizione. Cosa succede se io allungo questa roba qua? A che cosa comincia a somigliare questa figura? Comincia a somigliare a un cerchio. E se loro la restringono invece, la tirano così, tenendo qua, se la restringono, a questo punto diventa sempre un'elisse più spinta. Vedete che questa gira qui intorno, questa gira di qua e continuerà in questa maniera. Più è corta la somma di questi due raggi, più l'elisse è schiacciata. Più è lunga, più assomiglia a un cerchio. D'accordo? Allora, ripassando, se noi guardiamo questa elisse qua, la somma di questo più questo rimane sempre la stessa. Raggio 1, raggio 2. Quando riporto qua, questo più questo rimane sempre lo stesso. La somma dei due raggi è sempre la stessa. Questa è la definizione di ellisse. D'accordo? Per il solito in classe discutiamo del resto. Delle leggi di Keplero, nella prima legge di Keplero abbiamo una ellisse da disegnare. Per l'ellisse devo avere un punto e un altro punto. Questi due punti sono detti fuochi, li indico con una F, e in questi due fuochi succede qualche cosa, che la somma dei raggi, che io disegno in verde adesso, la somma di questo più questo deve rimanere sempre costante. Questa costanza fa sì che alla fine io ottenga una figura di questo tipo che si chiama appunto ellisse. La figura di questo tipo che ottengo la indico con più raggi, questo di colore celeste, questo di colore arancione, questo di colore marroncino, caccarella, cos'è? Ecco, la somma di questi qua, di questi diversi colori, è sempre la stessa. Quindi se in questo caso potrebbero essere 15, potrebbero essere 20 centimetri, o 20 centimetri sia in questo caso che in questo, che in quest'altro. Ecco, voi lo vedete in grande lì nella lavagna, chiaramente. Quindi voi dovete essere in grado adesso di disegnare un'elisse sul vostro quaderno utilizzando lo spaghetto che vi ho dato e mostrando di aver capito il significato di elisse. Mentre il cerchio è il luogo dei punti equidistante da un punto detto centro, e questa equidistanza è data dal raggio, cioè il raggio è sempre costante, quindi lo faccio su un altro foglio, punto centrale, questo decido che sia il raggio e questa sarà la circonferenza che traccio, perché sempre alla stessa distanza, questi sono sempre raggi uguali. Nel caso invece, come torno indietro che non mi ricordo, allora qua, nel caso invece dell'ellisse, torno indietro, eccoci qua, nel caso dell'ellisse appunto ho due punti che sono due centri, uno e uno due. La distanza di questi due punti da una linea chiamata ellisse, la somma di queste distanze è sempre costante, rimane sempre la stessa. Questo noi l'abbiamo visto sotto forma di uno spaghetto che posso far scorrere attorno a questi due punti tracciando una perfetta ellisse. D'accordo? Adesso sta a voi aiutarvi, uno tiene i due punti, l'altro con la matita prova a fare questo disegno, vediamo se ci riuscite. Ok? Voi avete scelto questa somma di raggi, vediamo di qua che raggi hanno scelto.
che voi avete scelto le risse molto schiacciate, quindi lasciato una somma dei raggi molto ristretta. Facciamo ancora una volta. Vediamo altre lissi. Questo è il primo approccio. Il primo tentativo, no, sì, non è riuscito a fare. No, oh, qui vedo che state ripassando a mano, ma siete anche riusciti a fare con lo spago. Per adesso la coppia Torres Jurisevic è quella che ha avuto più successo. Oh, qui avete due lisse molto schiacciate, riuscite a farne una un po' più ampia. Prova a mostrare come la fai, Anna. Fatti aiutare dalla compagna. Ecco, fissa quello. Prendilo, io ti posso consigliare, prendi, comincia da quello, questo di qua. Puntalo così, bene. E qui lasciaci più spazio. Eccoci, così. Adesso lo tieni fisso e vediamo quello che viene fuori. Tu tieni sempre in tensione. Perfetto. Bene. L'ideale sarebbe poi riuscirlo a fare anche nella parte superiore. Qui vedete che c'è una piega, qui girerà molto rapidamente, no? Mentre di qua è un cerchio molto aperto, una linea molto aperta, qui si restringe di nuovo. Bene. Il vostro. Sempre devi stare sempre in tensione. Quindi mettere in tensione massima. L'ideale sarebbe una tavoletta di legno e puntarci dei chiodi, no? Però vedi che ce l'hai fatta. Dall'altra parte ho deciso di farlo uguale.